Quei quattro, i quei quattro, ok. I quei quattro non rispettano la quarantena. Ah, forse sono i quattro, i quarant... Vabbè, no, bruttissimo. Gianmarco Rottaro, Tancredi, Lele e Diego da settimane sono chiusi Grazie per la nella modifica, loro casa a Milano. abbiamo... Grazie, Mills. Sono giovani e insofferenti. Cosa vuol dire insofferenti? Che soffrono. O che non soffrono. I Q4, no, dai. Che sono scazzati, ok. Farebbero di tutto per uscire e andare a far festa, ma l'emergenza corona, bla bla bla. Negli ultimi giorni, quei quattro si sono beccati pure le grida dei vicini. Ci hanno strillato dal balcone per andare a casa. Ma eravamo letteralmente andati a casa a prendere un attimo d'aria, ha scritto Lele. In effetti, negli ultimi giorni, i Q4 hanno pubblicato svariate foto e video alla luce del sole, anche se loro si sono sempre rifiuti dicendo di essere avanti alla loro mobilitazione. Si può, è previsto dal decreto non proprio, infatti il tema è piuttosto chiaro. Calvin Klein, saldi di mezza stagione. Marchetta, Marchetta, sto facendo ricco webbo dato il mio tempo di visita nel sito. Allora, io sono ben chiaro a questa cosa. Se tu sei una porco giuda di influencer, no? Come lo sono io, come lo è Lion, come lo è Social Boom, come lo sono tutti. Se tu vai a fare la spesa, non filmarti mentre vai a fare la spesa. Cazzo, filmati solo quando sei a casa, almeno dai il buon esempio. Vogliamo dare il buon esempio con 4 al posto di fare video e foto solo. Dov'è la normativa? King delle Grazie Beppe, droghe. no, sono tolto Social Boom che va nelle zone rosse. Dai, togliamo quel depensante. Grazie Beppe. Dov'è la normativa? Dove sono le normative? Q4? Dove sono le normative? Dai, io resto a casa e voi mi fate le foto fuori. Ma fatemi le foto e i video a casa e poi vi prendete l'ora d'aria senza farlo vedere a nessuno se proprio volete, no? Cosa a me migliore. O no? O diamo l'esempio che, King delle ok, loro escono, droghe. allora tutte le vostre fan escono a farsi la passeggiata grazie donatore, perché se lo fanno loro, lo faccio anch'io. Così ragiona la gente. Guardate qua, io sto a casa da 2 mesi. Non ce la faccio più. Sto a casa da 2 mesi. Oggi ho fatto una cazzo di spesa. Ma non ce la faccio più. Ogni volta che esco vedo la stessa strada per ore e ore e ore. No, per minuti, non per ore. Grazie, donatore, per le due sub. Cioè, per esserti subato 2 volte. Non capisco il motivo, ma grazie mille. Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità, ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie. A realizzare lo spostamento è giustificato da uno dei motivi appena indicato. Non solo, qualche giorno fa Tancredi e Lele hanno pubblicato un TikTok con la scritta "Quando i Tantiele". Donatore sniffato is here. Oh, grazie per i 1000 bits. C'è gente strana ultimamente in giro. Già in giro nella mia stream, negli ultimi settimane. Quando i tan lele vanno a fare la spesa? Peccato che il decreto è chiaro, si può fare la spesa da soli. Io sono strano. Fuck. Grazie, donatore S. No, hai detto che eri sniffato. Ho detto, boh, se ne sarà strano, non lo so. Grazie, donatore, per 1000 bits. Per 2000 bits. Grazie mille. Non dovevi. Chi va a fare la spesa in coppia può beccarsi una multa molto salata che arriva a 400 euro. Non lo sapevo, ma comunque King non delle vado a fare la spesa. Grazie droghe. Slint. Non vado a fare la spesa, non ho mai fatto la spesa in coppia. Critica anche a Valerio Mazzei che fa la spola tra un bed and breakfast e casa Q4. Ho donato 2000 euro a Matteo HS. Grazie donatore per i 3000 bits. Anche Asia è sempre in giro. Ora la chiameremo e le faremo. Me l'ha detto anche un mio amico che ha visto Asia in giro. Grazie Alberto. Come fai a saperlo? Forse è delle storie di Instagram.
Lele Giacchi ha spiegato: ho preso un B&B a 100 metri da casa nostra. Bene, ma non benissimo. Viva i modificati. Grazie. Oh, grazie là per i 1000 bits. Ma che cosa sono tutti questi bits? Oh. Grazie donatore sniffato per i 5.000 bits. Grazie per i 5.000 bits. Devo fare un po' di balletti per farmi donare ancora? Non so. Non so cosa stia succedendo. Comunque, chi ha la fortuna di abitare nello stesso condominio, molto vicino, non dovrebbe fare queste cose. Ma se le fa, non fatele vedere. Grazie Nico, grazie mille Nico. Non fatele vedere, no, ai vostri fans che poi fanno la stessa cosa. Almeno un buon esempio, queste cose fatele come di nascosto. Non dovete farle, io non le faccio. Però se proprio dovete farle, non fate vedere a nessuno e sentitevi in colpa per farle. Oh, se proprio avete degli amici al piano di sopra, quello vabbè, ci può stare. Se abitate nello stesso comprensorio, nello stesso condominio, ci può stare. Però andare in giro per strada. Lo fanno per una questione di visibilità. Grazie Beppe. Chi?